Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati qui su Lega Nerd e su Bricknauts. Io sono Simone e ogni settimana vi racconto news e rumors dal mondo Lego. Oggi finalmente parliamo del tantissimo, attesissimo set Star Wars, super figo, super cattivo, super UCS, la Republic Gunship finalmente presentata da Lego. 42. Finalmente Lego ha tolto i veli al suo ultimo lavoro UCS Lego Star Wars, quindi che aspettavamo da un anno e mezzo oramai, visto che tutto è nato da un contest realizzato l'anno scorso a fine gennaio. È durato pochi giorni, in realtà non è durato tantissimo, e un contest, dicevo, inserito sul portale Lego Ideas, che è il portale in cui ora Lego fa arrivare tutti, crea tutti i vari contest e li mette lì dentro, e dedicato appunto ai fan, in cui Lego chiedeva a loro di scegliere un soggetto, un velivolo per il prossimo set Lego Star Wars UCS. Probabilmente, viste magari le critiche avute in passato sul fatto che facessero sempre gli stessi UCS degli stessi mezzi, questa volta Lego ha cambiato, ha deciso di cambiare strategia e ha chiesto ai fan di scegliere un velivolo. I velivoli che si potevano votare, le astronavi che si potevano votare erano tre, ed erano la Republic Gunship, il TIE Bomber e la Nebulon. Ne abbiamo parlato durante le live di quel periodo assieme a Roby, e Roby più di una volta ci aveva espresso il fatto che la Nebulon sarebbe stata un UCS super figo, voluto da tutti, tutti quanti lo chiedevano a gran voce, e sembrava in un primo momento che, in base un po' alle sensazioni, a quello che trovavamo scritto in rete, fosse appunto la Nebulon la vincitrice del contest. Invece a febbraio Lego ha dichiarato il vincitore appunto la Republic Gunship, con la bellezza di più di 30.000 voti per un totale complessivo del 58% dei voti, per cui una vittoria praticamente assoluta. E quindi adesso Lego ci mostra il risultato finale dopo più di un anno di progettazione e di lavorazione. Quindi vediamo questo set: 75309 è il codice Republic Gunship Star Wars UCS. Quindi è presente sulla scatola l'indicazione proprio di Ultimate Collector Series, composta da 3292 pezzi e due minifigure che, come è già stato detto, sono più che altro decorative, in quanto l'astronave non è in scala minifigure ma è un pochino più grande, e normalmente poi nei vari set UCS Star Wars non sono mai tante le minifigure. In questo caso abbiamo il maestro Jedi Windu e un clone trooper. Infatti l'astronave appare per la prima volta in episodio 2, l'attacco dei cloni, e poi nella serie di The Clone Wars. Il designer di questa astronave è lo stesso designer che troviamo nel Falcon, nell'ultimo UCS Falcon di 75192 e nel successivo A-Wing 75275, ovvero Hans Schlomer. Il punto forte di questa spettacolare astronave è senza dubbio la struttura interna realizzata in Technic, che non si vede, ma che cosa permette a questa astronave? Permette di essere una roba gigantesca, tant'è che ha un'apertura alare di 74 cm ed è lunga 68 cm per un'altezza di 33 cm, e tutto questo, immaginiamo noi, è dovuto al fatto appunto che al suo interno, celato dentro le pareti, è presente una struttura in Lego Technic, e sapientemente nascosta ovviamente, ma che ci permette di avere un'astronave giga e senza però la fragilità di una costruzione di queste dimensioni. Ci troviamo quindi di fronte alla prima versione UCS di questo velivolo, di questa astronave di Star Wars, che non aveva mai ricevuto appunto una versione UCS, tant'è che l'ultima versione del 2013 contava un terzo dei pezzi, 1170 pezzi, col codice 75021, ed era in questo caso scala minifigure. Ovviamente il set è battezzato 18 più, quindi per un pubblico AFOL adulto, ma questo non vuol dire che non possa essere costruita e comprata da ovviamente dei ragazzi più giovani. E ultimo, ma non ultimo, ovviamente parliamo del prezzo e della data di uscita. Sarà disponibile dal 1° di agosto a 349,99 euro.
Per cui, recap finale, LEGO Star Wars Republic Gunship UCS, cosa molto importante, disponibile dal 1 di agosto a 349€, 18+, codice 75309, per un totale di 3292 pezzi e 2 minifigure. Quindi, giovane Afol, se ti è piaciuta questa news, mi raccomando, un bel pollice su qui sotto al video, attiva la campanella se non l'hai ancora fatto per ricevere le notifiche di tutte le news LEGO e non solo, comunque legate al mondo nerd, e noi ci vediamo alla prossima news. Ciao!